Salve a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento di viaggio nella Digital Transformation, un ciclo di trasmissioni realizzate per cercare di capire da vicino le tecnologie, le applicazioni e gli strumenti che sono entrati a far parte soprattutto in questo ultimo periodo della nostra vita e sui quali dovremo puntare per la grande sfida che ci attende, ossia il Recovery Plan, il piano di rilancio dell'economia nazionale. Come sempre con ospiti ed esperti cercheremo di trattare temi di grande eh, attualità come il cloud computing, lo smart working, l'e-commerce, c'è cioè il commercio elettronico, la sicurezza informatica fino a spingerci all'automazione spinta e alla intelligenza artificiale. Questo è un ciclo, è il primo ciclo in Italia, non ci sono mai state trasmissioni del genere che cercano di mettersi dalla vostra parte, cioè per far entrare nelle vostre case temi di grande attualità, ma a volte anche difficili. Ed è per questo che Sky Backbone Engine ha delle piattaforme sulle quali voi potete andarvi a rivedere le puntate, vedere foto, interviste, ma anche soltanto leggere di temi di attualità e di tecnologia le vedete dalle nostre grafiche quindi seguiteli su facebook su linkedin sul loro sito ufficiale e anche sul loro canale youtube in questa terza puntata parleremo di un argomento che ormai fa parte della nostra vita quotidiana ed è l'e commerce cioè il commercio gli acquisti che noi facciamo su internet per farlo come sempre abbiamo due grandi esperti che ci stanno conducendo in questo viaggio nella digital transformation oggi diamo il benvenuto a un ingegnere raffaella aleotti team Leader di commerce speciali di SMC Consulting, una digital commerce con una grande esperienza nel commercio elettronico e anche nella moda. Grazie di essere qui con noi, benvenuto, ingegnere. Salve Veronique, la ringrazio per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori a cui cercheremo di spiegare i misteri del mondo dell'e-commerce. Esatto, cerchiamo e speriamo di riuscirci, grazie ingegnere. Un altro ingegnere al quale diamo il ben trovato, ingegnere Giuseppe Nale, Chief Technical Officer e fondatore della cloud company italiana Buon Boninginio, bentornato ingegnere. Grazie, saluto tutti, grazie dell'invito Veronique. Cerchiamo di svelare qualche segreto del, del commercio elettronico. Oggi è un tema semplice o complicato? Complicato. Complicato? <ride> perfetto, quindi apposta per noi. In collegamento da Parma per noi c'è Ivano Villani, Chief Innovation Officer e e-commerce manager di Rea Sport, un brand molto noto soprattutto per gli amanti dello sport e della vita all'aria aperta. Salve Ivano, lei è un grande esperto di e-commerce, speriamo ci possa aiutare. Salve Veronica, eh, grazie per l'invito. Entriamo nel vivo della trasmissione. Come di consueto, a darci una mano verranno in aiuto le nostre grafiche. Con l'inizio del 2021 siamo finalmente pronti a guardarci indietro e a capire che cos'è accaduto in un anno dei più difficili. Sto parlando naturalmente dell'e-commerce e che complessivamente si sta espandendo a un tasso senza precedenti. Pensate, che nel 2020 è cresciuto del 23% in tutto il mondo e del 15,4% in Italia. Nel nostro paese, il settore. È al terzo posto per incidenza complessiva nel comparto privato, con un fatturato di 58,6 miliardi di euro. La pandemia ovviamente ha accelerato questa crescita e si prevede che nel 2023 la quota delle vendite digitali raggiunga il 22% sugli acquisti globali, ciò significa che un prodotto su quattro verrà acquistato online. Ingegnernale questo è un mercato davvero gigantesco dove tutti si stanno buttando o stanno cercando di farlo. Ci sono però dei fattori tecnici da valutare, come ad esempio la lentezza nel caricamento di un sito di e-commerce. Un design scadente che possono far fuggire i probabili clienti. Quali sono, secondo lei, gli elementi necessari che un sito di e-commerce deve avere? Allora, in sintesi, la semplicità e la velocità. Semplicità: Semplicità dell'interfaccia verso l'utente, l'utilizzatore. Questa va pensata, progettata sull'applicazione eh, e sui dati. Quindi viene dal progetto iniziale. La seconda componente è la velocità. La velocità non è, una, è un qualcosa che si dimensiona a priori, cioè tutta l'infrastruttura deve essere opportunamente dimensionata. E qui viene l'elemento critico difficile. L'e-commerce è una particolare applicazione che vive di momenti, noi li chiamiamo di picco sia durante la giornata, ci sono dei, dei momenti in cui non si compra e ci sono invece delle ore in cui tutti comprano. Ci sono dei, scusa se ti interrompo e ti do del tu, ufficialmente da questo momento, ci sono dei certo. sistemi o dei piccoli programmi che possono anche disturbare la velocità o l'acquisto, ad esempio i bot. I bot, sì, sì, credo che dovremmo dedicare un'altra un puntata okay, a, solo su questo <ride> argomento, sì, sì, sì. Eh, tornerei sì, sì, sì. Sul, sul tema principale di questa, di questa puntata eh, per mettere a fuoco appunto la necessità di dimensionare questi sistemi per i momenti di picco. Un altro momento di picco facilmente intuibile è, è quello delle vacanze, le vacanze di Natale, dove tutti spendono in maniera molto ah, certo. rilevante, eh, mentre altri tipi di applicazioni. Che si possono trovare sul, anche sul cloud, eh, sono molto più costanti, cioè il carico di lavoro è uguale eh, per tutta la giornata e per tutto l'anno, invece nell'e-commerce ci sono questi picchi. Dimensionarsi sul picco vuol dire dimensionarsi, ma con le spalle molto più robuste di quelle che servirebbero per la media del, certo. eh, del carico. Questo è una delle sfide che pone eh, l'e-commerce. È, è perfetto, quindi l'accetteremo sicuramente. Grazie Giuseppe, vi ricordo nuovamente che tutte le interviste, le foto, le puntate e tanti argomenti di attualità di tecnologia li trovate sulle pagine social di Bon Boninginio, le vedete anche nella nostra grafica. Allora, Ingegnere Raffaella, credibilità e fiducia quindi sono fattori importanti, decisionali quando si tratta di vendite online. Pare che il 97% delle persone decida di acquistare su un e-commerce sulla base o di recensioni o comunque di articoli che trova pubblicati. Come ci si può costruire una buona reputazione per il proprio sito di e-commerce? Allora, per costruire una buona reputazione online è importante avere una buona reputazione di partenza. Se un'azienda non lavora bene o non riesce a catturare la fiducia dei clienti in un negozio fisico non riuscirà sicuramente a trasferirla online quindi è importantissima la trasparenza sia per quello che sono le caratteristiche del prodotto che viene venduto sia per quelle che sono le condizioni di vendita e tutto il ciclo diciamo mh, di vita quella che si chiama la customer journey dell'utente con il brand quindi un utente non deve sentirsi ehm, una, un cliente di cui interessa solo l'acquisto, ma deve essere considerato una persona cui, con cui interessa costruire un rapporto continuativo, quindi la fidelizzazione del cliente e tutta quella che è la parte di customer care. Come se fossimo di presenza, insomma, come se fossimo davvero fisicamente in un negozio che quindi c'è anche un... Esattamente, ed è molto importante che l'utente non si senta solo e non si senta abbandonato, infatti è anche molto importante, oltre al momento dell'acquisto, quello che può essere il discorso della gestione dei resi. Io faccio un acquisto certo. di cui non sono soddisfatto, devo essere in grado di avere una procedura di reso molto semplice e molto trasparente. Posso girare la domanda, ingegnere? Ci sono dei segnali che mi possono far pensare che sto prendendo una fregatura? Da cosa posso capirlo? Eh, dalla poca trasparenza, ad okay. esempio il customer, esatto, il customer care non risponde, sono pochi trasparenti sui sui prezzi, sui costi di spedizione. Manca proprio una trasparenza e una risposta dall'altra parte. Quindi faccia, fate molta attenzione, insomma questo è il segnale. Esatto. Grazie ingegnere, il nostro viaggio come ogni settimana ci porta a conoscere altri grandi protagonisti di questa digital transformation. Questa settimana Stefano Bergonzini ha parlato con Roberto Liscia, presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano, per sapere quali sono i principali diritti dei consumatori previsti dal codice del consumo e dalla direttiva europea del commercio elettronico. Sentiamo. Devo dire che l'Italia, eh, da questo punto di vista, è anche interessante perché è il primo paese occidentale che ha un e-commerce eh, molto sviluppato ed è eh, in qualche misura il primo paese che purtroppo deve affrontare in maniera seria anche questa epidemia. E quindi il consumatore è eh, in qualche misura in una situazione in cui sta cambiando le sue abitudini. Uh, e mi aspetto che in qualche misura queste abitudini possano subire una trasformazione che non è soltanto derivante da questo episodio, uh, decisamente eh, in qualche misura uh, negativo uh, e drammatico che ci colpisce, ma sarà un cambiamento che rimarrà nei nostri comportamenti. Uh, è evidente che il coronavirus uh, si vince con l'isolamento, perché questo uh, evita il contagio, um, e questo naturalmente. Porta il consumatore oggi a considerare l'acquisto non più nei supermercati o nei grandi magazzini, eh, ma a considerare l'acquisto a distanza eh, che, lo, che gli consente di rimanere a casa, come un'opzione molto, eh, molto valida anche per combattere eh, diciamo, questa, questa epidemia. Ormai il consumatore eh, si aspetta di poter comprare la pasta e averla consegnata lo stesso giorno in uno slot di due ore e il problema è se la filiera è in grado di sopportare questo stress di incremento dei volumi. E quindi stiamo mettendo a dura prova tutta la filiera di approvvigionamento eh, dell'e-commerce che di fatto si sta dimostrando oggi eh, una possibile soluzione del problema. Eh, perché evidentemente eh, se io posso ridurre eh, per il consumatore la possibilità di andare in un punto dove ci sono altre persone, io riesco a fare un contenimento del contagio. Ora ci trasferiamo a Parma e raggiungiamo nuovamente Ivano Villani, commerce manager di Rea Sport, che è in collegamento con noi. Allora Ivano, abbiamo parlato di requisiti tecnici e di brand reputation. Secondo la sua esperienza, cosa serve davvero per creare un e-commerce di successo? Allora, diciamo che per adottare delle strategie eh, di successo no? eh, per un sito e-commerce, tante sono le idee, e le, diciamo, le, le possibilità di mettere in gioco un sito e-commerce, ma me ne sono alcune di strategie che sono fondamentali e indispensabili. Io direi che la prima, in questo caso, è la capacità di chi all'interno dell'azienda di interpretare quelle che sono le nuove modalità di interazione dei clienti finali è fondamentale, cioè riuscire a capire. Come il nostro cliente finale raggiunge il nostro sito e-commerce. Faccio alcuni esempi. Dieci anni fa le nostre aziende vendevano online eh, cercando di coinvolgere al massimo quelli che potevano essere i nostri clienti con delle immagini piuttosto che delle promozioni. Oggi questo non è più sufficiente, eh, ce lo insegna Amazon. Amazon cosa ha fatto, cos'è che ha creato, qual è il differenziale vero. Eh, nel, Nell'approccio alla vendita e-commerce, è quella di abbinare il prodotto le recensioni, le recensioni di chi ha già comprato questo prodotto. Ah, Fa la differenza, veramente, come il giorno e la notte. Oggi noi ci colleghiamo eh, in un sito e che cosa andiamo a vedere dopo aver visionato il prodotto? Quelle che sono le recensioni, se esistono recensioni positive tante recensioni positive, siamo spinti ad acquistare il prodotto. Tanto sappiamo che poi è reso, entro 14 giorni lo possiamo fare, quindi comunque abbiamo diciamo, l'ancora di salvataggio, però quello che poi ci spinge ad acquistare il prodotto è proprio la recensione. Un'altra modalità di interazione, proprio per far capire quanto è importante riuscire a, ad attirare eh, il cliente finale, è la modalità, no? cioè, quindi dicevamo, oggi non utilizziamo più il PC. Il 70-80% delle interazioni di acquisto avvengono tramite uno smartphone. Ivano, lei è e-commerce manager di Rea Sport. Di che cosa si occupa la vostra azienda e, nel particolare, perché avete puntato sul sito di e-commerce? Rea Sport nasce nel 1988 grazie alla famiglia Gandolfi, un'intuizione del nostro illuminato Angelo Gandolfi, eh, che ha deciso proprio di. Eh, creare una linea di personalizzazione sui prodotti che erano destinati proprio all'abbigliamento sportivo, eh, oggi siamo presenti in 80 paesi e cosa ci ha spinti a puntare sul sito del e-commerce? Allora, il nostro core business nativo dell'azienda eh, non è mai stato l'online. Il mondo dell'online è molto distante dal nostro modo di approcciare il lavoro. Perché? Perché serviamo, diciamo, non siamo ehm, un'azienda che serve direttamente il cliente finale, ma normalmente attraverso una catena di distribuzione che possono essere i negozi piuttosto che degli agenti specializzati sul nostro territorio. La pandemia ha creato veramente dei, dei disastri sotto questo aspetto perché il mondo dello spot si è completamente fermato e ha fortemente indebolito le catene dei nostri negozianti che si rappresentano in tutto il mondo, come le dicevo prima. Al contesto invece è al contrario, il mondo dell'online ha vissuto un mondo, una crescita esponenziale veramente incredibile proprio nell'ultimo anno. Noi come azienda abbiamo ovviamente, come tante aziende italiane, abbiamo investito in questo ambito proprio eh, per eh, raggiungere anche le persone che non potevano più eh, acquistare direttamente all'interno dei negozi o addirittura non potevano più fare sport. Ivano, prima di salutarci un'ultima domanda, come sempre guardiamo al futuro e secondo lei quali saranno le leve che ci porteranno fuori da questa grande crisi globale dopo che la campagna di vaccinazioni sarà terminata? Cosa dovremmo fare? Tentare di non dimenticare quello che abbiamo vissuto quest'anno, non dimenticarlo assolutamente, che questo diventi un po' la base no? del, del nostro presente. E quindi per non dimenticare teniamo, cerchiamo di tenere buono quello che... Queste due parole hanno generato, no? cioè, quindi, tipo, evitare spostamenti non necessari, ottimizzare il tempo dedicato al lavoro, e di conseguenza ci permette anche di stare molto più vicini ai nostri affetti e di essere anche presenti e utili nel contesto familiare. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Però posso dire anche che l'italiano, proprio come italiano, ha nel DNA stampato di caratteri capitali il termine resilienza, a mio modo di vedere. Ciò cioè significa che siamo capaci di superare, di vincere le grandi difficoltà con creatività, energia e tanta passione. Grazie di Ivano Villani e del suo contributo. Ritorniamo in studio. Vi ricordo nuovamente che tutte le eh, interviste, le foto, le nostre puntate, ma tanti altri argomenti di attualità e di tecnologia sono caricati sulle pagine social sempre molto aggiornate di Sky Backbone Ingenio. Quindi guardatele dalle grafiche, andate su Facebook, su LinkedIn, sul loro canale YouTube e anche sul nuovo sito. Raffaella, abbiamo visto che costruire un sito di e-commerce che funzioni è necessario una piattaforma informatica e di marketing adeguate e naturalmente è indispensabile l'utilizzo della cloud. Qual è la vostra offerta per le imprese in questo settore? La nostra offerta per tutto ciò che riguarda la digital transformation è un'offerta a 360 gradi. Noi partiamo dall'analisi dei requisiti e dei bisogni dei clienti, poi li trasportiamo su una piattaforma e-commerce e aggiungiamo tutti quelli che sono gli strumenti che adesso sono necessari, quindi tutto ciò che può supportare la SEO strategy, quindi il posizionamento su internet piuttosto che la marketing automation e quindi inviare delle, delle mail profilate per gli utenti in modo da essere vicini ai loro acquisti e poi supportare anche tutto quello che è la parte appunto di eh, crescita. Del, del business del cliente sia per tutta la parte applicativa che per la parte appunto di gestione come si diceva prima anche dei picchi grazie Raffaella eh, Giuseppe ingegnere la regola delle vendite di un e-commerce di successo è che più l'offerta è mirata più è facile la conversione ossia l'acquisto infatti sembra dati alla mano che il 59% dei clienti consideri le offerte su misura un fattore cruciale per poi acquistare per fare offerte che servono su misura, ahimè, servono tanti dati dei clienti. E questo diventa, eh, per proprio per questo motivo diventa strategico il cloud computing. Il tema della profilazione è sicuramente legato alle grandi quantità di dati e legato ai social media. Eh, è anche un tema mh, da trattare con cautela perché ha a che fare con la privacy di ognuno di noi. Da questo punto di vista, soprattutto l'Europa, direi che si è dotata di una legislazione particolarmente robusta, che va sotto il nome di GDPR, in realtà è un acronimo anglosassone come sempre. E, non sono gli unici dati, quindi quelli orientati alla profilazione, c'è una grande importanza anche nel concentrarsi sul prodotto. L'e-commerce deve dare delle immagini, delle fotografie o dei video eh, particolarmente fedeli del prodotto che si desidera commercializzare. E queste in genere sono di grandi dimensioni. Eh, non do dobbiamo trovare quel giusto compromesso tra una immagine fedele, veritiera mh, e anche definita e le dimensioni della stessa per evitare di venire poi a perdere quella velocità di fruizione del sito che è fondamentale. Certo. Ricordiamoci poi che spessissimo noi usiamo i cellulari, neanche ah, sì, il nostro sì. computer, e quindi ci aspettiamo di, di, di vedere <ride> tutte queste cose è su vero. un piccolo schermo. È vero, grazie ingegnere. Allora, parliamo adesso delle prospettive dell'e-commerce, perché comunque abbiamo visto che sono cresciute notevolmente le aspettative da parte dei consumatori. Poi abbiamo delle variabili, no? abbiamo Amazon che ci consegna in pochissime ore. Abbiamo sentito prima dal presidente NETCOM Roberto Liscia le tutele dei cittadini eh, eh, che sono sicuramente e eh, giustamente aumentate. E questo per le aziende che cosa significa? Significa sicuramente l'aumento dei costi di spedizione per essere competitivi, la politica dei resi, una buona politica dei resi, e sicuramente notevoli spese di marketing per essere visibili. Quindi a questo punto, poi, margini diminuiscono ovviamente. L'e-commerce è un business soprattutto poi per piccole e medie imprese ancora scalabile. Raffaella? Assolutamente sì. Ci sono anche molte aziende che sono partite facendo una specie di esperimento e quindi lavorando in quello che si chiamava il full service, quindi non gestendo direttamente il proprio e-commerce ma appoggiandosi a una società più grande o a un marketplace come può essere Amazon, che adesso soprattutto da un anno a questa parte hanno deciso di gestire in autonomia l'e-commerce perché hanno visto che è un vero e proprio canale di vendita e che quindi è importante presidiarlo e gestire in modo dinamico direttamente, soprattutto, la politica commerciale. Che cos'è che manca di più comprando online, secondo, secondo te? Manca il contatto fisico e sociale. Ingegnere. Eh, ricordo che forse il mercato italiano. Eh, è un po' rispetto al resto dell'Europa eh, un po' arretrato nell'utilizzo dell'e-commerce e in gran parte anche dovuto al fatto che la piccola e media impresa sono state più lente nell'approcciarlo, eh, però direi che, che nel futuro invece dilagherà. Grazie all'ingegnera Raffaella Leotti, grazie all'ingegner Giuseppe Nale, grazie a tutti voi. Si conclude qui il terzo appuntamento con Viaggio nella Digital Transformation. Vi ricordo che le nostre puntate le trovate sulle pagine social di Sky Backbone Ingenio. Le vedete dalle grafiche, quindi andate, andate su Facebook, su LinkedIn, sul loro canale YouTube e sul nuovo sito ingenio.biz. Grazie a voi per averci seguito, ci vediamo settimana prossima per parlare di attacchi informatici. Dei dati, business, continuity e tanto altro ancora. Non mancate!